costume e tavola offerente. C'è nada a intendere. Ho vinto, ho perso, ma ho sempre vinto. I have to thank the family of Chico Heron to let me tell the story about his father. You can look on the internet for the documentary. Thanks my cinematographer that came with me, my family and my crew, and thanks again and thank you to everybody. Dal Panama a ritirare questo premio e adesso torniamo al cinema italiano, che ha visto in questi ultimi anni sicuramente un'attrice protagonista di grandissima emozione. Ma scopriamo chi è. Tantissimi progetti che sono messi in
rimasti nel cassetto purtroppo per la pandemia, ecco, una scuola di teatro a Catania, insomma il film Piccilidda dall'omonimo romanzo di Catena Fiorello, cosa bolle in pentola, dove li vedremo, cosa farà? Ma intanto ti devo dire che io secondo me vado sempre controcorrente, sono... E da quando c'è la pandemia non smetto di lavorare. Infatti, meno male, meno male. Ho veramente fatto un lavoro dietro l'altro, quindi... Ma bolle in pentola tanto, sai che noi siamo scaramantici, io non lo sono, però me l'ho detto state zitta, non si parla. Perché mia mamma mi diceva, chi Luca c'è in avanza c'è in auca. Traduco per l'inglese. Quello che ha in pancia ha in bocca. Non so una parola d'inglese, vabbè, c'è tempo, Lucia, c'è tempo per imparare. Non so parlare inglese. Ma sei sopravvissuta a Hollywood, voglio dire, puoi diciamo, affrontare anche le lezioni di inglese alla perfezione. Ma allora hai detto che noi italiani non abbiamo bisogno di imparare l'inglese. Ci facciamo capire. Ci vediamo con gli occhi, con le mani. Presidente, lei è un'eccellenza nel campo della sanità, ma che si cimenta da quest'anno anche nel campo della, diciamo, dell'arte, no? Fondando questo gruppo meraviglioso Zarazzese. Prego, sì, questo è suo. Io intanto ringrazio dell'onore che mi è stato fatto di invitarmi per premiare un artista come Lucia Sandro, sì, che è un patrimonio della cultura italiana. Io appunto che la Sicilia riesce a essere eccellenza, ecco, Zarazzese vuole valorizzare dei posti importanti per la Sicilia, che sono le Fornate, che sono state dei Florio, vuole portare avanti il marchio del Florio nel mondo. Questo, io credo che la Sicilia meriti tanto, e lo dimostra questa manifestazione, artisti con Lucia Sarno, è il futuro sicuramente del nostro meridione. E lei di un'eccellenza si è voluto circondare, che si pensate Pippo Palistrelli, direttore di palco di Sanremo da 38 anni, ci sta l'applauso, non ha mai lavorato in Sicilia in 38 anni, è riuscito a portare solo il Presidente di un'eccellenza. Grazie. Pippo, ci dai qualche diciamo, annuncio per il prossimo anno, una rassegna col botto, lo è stato quest'anno? Sì, stiamo preparando una bella cosa e spero di dirlo più in là come si deve, in queste tornate che sono eccezionali, favolose. Stiamo cercando di portare degli eventi per la città di Palermo e anche ricordiamo la tornata dell'Orso, Villa Bordonaro, la tornata Florio. Canistonesa, tutto. Bene. Grazie, sono contento di essere qua insieme a lei. Grazie, grazie, ci avviciniamo per la consegna. Per la consegna per la foto, scusatemi per la foto, mi saluto i fotografi che ci retribuiscono. Grazie, grazie mille. Adesso è il momento del coro e a volte seguiranno il brano Over the Rainbow.
vincere un premio, fa qui. Adesso mi emoziono pure io. Thanks for... Scherzo. Allora, il festival, dovete sapere che non è soltanto dedicato al cinema. Da qualche anno abbiamo attenzionato, un po' per volere espandere anche l'interesse di chi scrive i film, no? Allora ci siamo detti, perché allora, visto che i libri sono una scrittura dai quali parte ovviamente poi la storia, la sceneggiatura di un film. E allora abbiamo pensato quest'anno di riconoscere a due libri in modo particolare. Uno a soggetto sportivo, dal titolo I sillogismi di Mister HH, pubblicato da Image, ritira lo scrittore Enzo Di Salvo. Salutiamo naturalmente lo scrittore, al quale naturalmente per questo riconoscimento. Il famoso Mister HH, che tutti ci ricordiamo che nel calcio ha sicuramente scritto delle pagine di storia. Come nasce l'idea di questo libro? Eccola qui, io grazie Giovanna Cucinotta, che è la direttrice naturalmente della Image, che ha pubblicato questo libro. Che ringrazio perché aveva detto non mi far andare sul palco, perché sono veramente felice di averla qui. Grazie. Prego. Al microfono. Il signor HH è nato a Palermo, ci crederai o no? È nato sempre al microfono, magari. È nato a Palermo perché due volte. La prima volta 30 anni fa quando cominciai a scriverlo, e ancora prima, della prima volta, quando mi innamorai della grande Inter di Elenio Herrera, vedendola giocare a Palermo. Quel che rimaneva della grande Inter. C'era anche un grande Palermo, giocavano Arcoleo, Gasperini, credo, Vito Chimenti, e vidi Mazzola in corsa e mi innamorai. Da lì forse è nato, quello è il primo embrione del libro. Ovviamente non è un libro che riguarda solo Elenio Herrera, riguarda tanti. Speriamo altri. Speriamo che nasca un film da questo. Magari, no? Sono Giovanna? Grazie, siamo molto emozionati. Una di queste storie appunto diventerà, speriamo, un film, ci stiamo lavorando, lo sport ci emoziona da sempre, lo sport è metafora di vita, ci divide ma ci unisce sotto la stessa bandiera, e questo è un augurio per tutti, che si possa tornare tutti alla nostra vita serenamente. Presto. Grazie. Un'altra invece pubblicazione, come abbiamo fatto quest'anno, dedicando anche, e non solo da quest'anno, già 2-3 anni che dedichiamo un paladino all'altro cinema, noi lo chiamiamo così, noi del cinema sportivo, che non è a soggetto sportivo, e in questo caso anche un libro. Il nostro riconoscimento, la pubblicazione è La bambola venuta da lontano, scritta da Serafina Lamarca, che è qui con noi. Anche questa è una storia, un romanzo che sicuramente ha già nel suo testo ha sicuramente degli indirizzi precisi verso una sceneggiatura. Infatti alcuni registi l'hanno già attenzionato e molto probabilmente, insomma, da qui potrebbe nascere un prossimo film, appunto dal titolo La bambola venuta da lontano. Mi fate entrare in riconoscimento, qualcuno lo fa, grazie. Intanto saluto sicuramente anche un ringraziamento. Al microfono. Grazie infinite, sono emozionata. Mio figlio direbbe, tu senza parole, non ci credo, Pietro è proprio così, sono senza parole. Grazie di questo onore e di questa gioia. È venuta dalla Germania appositamente perché è una siciliana trapiantata e da 40 anni ormai in Germania. Grazie veramente di cuore, grazie. E adesso è arrivato il momento di scoprire appunto quale tra i film
che sono stati selezionati dell'altro cinema, dunque non a soggetto sportivo, vince questa edizione del Paladino d'Oro. E dunque vediamo il film, le nomination, anzi l'assegnazione diretta, perché credo, nomination proprio, dovevo fare una. Ecco l'altro cinema, vediamo le nomination. Sì, ma li posso comprare. Non dimenticare mai che per ogni uomo il diritto più importante è il diritto alla felicità. Adesso ci troviamo in navigazione, compriamo pezzi di plastica, cassette. Non vedi il rifiuto, perché il rifiuto si modifica. Fare qualcosa per il domani, iniziando già oggi. Dandogli da leggere i libri, diciamo quelli classici. Non ce lo racconti tutto, prego, perché abbiamo sempre tempi strettissimi, però sì. Credo che nell'immediato futuro c'è un altro grande progetto. Beh, devo dire che questa è l'occasione giusta per poter dare questo annuncio, nel senso che noi stiamo preparando un docufilm su un personaggio che credo che a Palermo sia molto caro, perché stiamo preparando appunto questo docufilm su Renzo Barbera. Passo il microfono a chi? A Corrado Fortuna, che è uno degli interpreti del film. Uno degli interpreti, sicuramente. Beh, buonasera a
tutti grazie di questo premio e dell'invito, grazie a Lucia Macale, a Claudio Rossi Massimi per questo film che è stato girato subito dopo il primo lockdown, è stato il primo film che mi fosse proposto durante la pandemia, non ci credevo io, quando è successo invece siamo qua. Io personalmente voglio dedicare questo premio, questa occasione al mio bambino e a tutti i bambini del mondo, in particolare a bambini sociali, e anche a piacere. Grazie. Diamo un momento anche a proposito di questo progetto, che è stato lui, diciamo, anche un po'... No, vabbè, al di là del progetto, che dopo aver invitato chiaramente mi vede entusiasta di questa iniziativa, devo dire che Federpharma ha patrocinato questo film, in cui in caso viene dato comunque all'UNICEF, perché ha creduto in questa importantissima storia d'amore, che non è una storia d'amore convenzionale, ma una storia d'amore tra due culture diverse, tra due generazioni diverse. E in una scena del film, il libraio, magistralmente interpretato da Remo Gironi, bisogna fargli un applauso, scusate. Il libraio parla delle opere di Aldous Huxley, il premio Nobel, che insegna la cultura della vaccinazione, che parla al bambino dell'importanza degli antibiotici, temi che credo siano di assoluta attualità in questo tristissimo periodo che stiamo tutti quanti attraversando. Consegniamo questo premio dunque alla produttrice, al regista, insomma tutti quei voti in un unico abbraccio per questa produzione, Il diritto alla felicità. Grazie, grazie, grazie a tutti. Andiamo a ricordare invece ai nostri ospiti questa sera che il 26 gennaio c'è un appuntamento davvero molto bello e anche dal punto di vista agonistico devo dire che già sta riscuotendo tantissimo successo, perché ci sono tante richieste già di partecipazione. Lorenzo Barbera, lo stadio sarà protagonista, guardate. Massimo esponente del calcio italiano, venissi a dirci due cose su questo grande appuntamento, perché abbiamo già avuto notizie assolutamente positive, ci sono tante richieste che stanno arrivando, prego Presidente. Allora, la nazionale ha già dato grandi soddisfazioni, quella maschile, ma quella femminile non è da poco, devo dire, no? Abbiamo già vissuto un'esperienza straordinaria con le nostre ragazze in occasione del campionato del mondo in Francia, dove tantissimi italiani hanno avuto modo di seguire questo campionato, questo torneo importante, ma soprattutto avvicinarsi al mondo del calcio femminile, un mondo che sta avendo un successo importante, un mondo dove la UEFA sta investendo tantissimo, dove l'Italia crede tanto. Oggi tra l'altro il futsal femminile per la prima volta nella storia in diretta Sky, quindi è un mondo che sta davvero crescendo, lo dicono anche i numeri dei tesseramenti, quindi un grandissimo in bocca al lupo a queste meravigliose ragazze per questa partita qui a Palermo, dove ancora una volta il pubblico, ho visto i numeri, sono numeri importanti, quindi grande, da qui grande... che si può partire con una grande crescita del calcio femminile. Beh, il calcio femminile è già in crescita, Palermo darà, abbiamo bisogno di questa spinta del pubblico siciliano, perché ha sempre cullato le,
le nostre ragazze da sempre coccolate. Diciamo che abbiamo ancora una volta questa Svizzera, diciamo, con la paglia, con la paglia ai piedi, quindi cerchiamo di, almeno in questa occasione cerchiamo di superare questo ostacolo affinché le ragazze possano ancora una volta poter partecipare al campionato del mondo 2023. Grazie Presidente, grazie. 26 ci vediamo tutti allo stadio Enzo Barbera per Italia-Svizzera, partita valevole per le qualificazioni mondiali. E a proposito di calcio, ma quale sarà stato mai il football film, cioè il miglior film di calcio di questa edizione? Vediamo. Innanzitutto ringrazio Peter che è stato il creatore di questo bellissimo messaggio, ringrazio tutti i grandi giocatori e giocatrici che hanno partecipato in questo documentario, che ha vinto 17 premi fino ad oggi in giro per il mondo, ultimamente anche quello del film mondiale sullo sport. È un messaggio importante perché l'inclusione, perché la diversità, l'eguaglianza devono diventare i messaggi del calcio. Questo video sarà presto nelle 55 nazioni europee della UEFA con i sottotitoli nelle varie lingue, nelle scuole, perché deve raggiungere il cuore di tutti. Grazie. As we stand here today with two very opposite emotions, on one hand I'm very proud of the whole team that did this, all the players that work with us, but I'm also very sad. Because it's 2021, almost 2022, we're still making films like this to battle racism and discrimination. That's sad. We'll keep on doing it as long as it's necessary, that's for sure. But I hope that I will not come back to collect another award for this kind of video. Thank you. Grazie. Grazie. E adesso un altro grande protagonista del cinema, questa volta è un attore. Allora andiamo a scorpirlo insieme, vediamo. Vuoi recitare bene? Però sembra che se uno deve fare lo scienziato si deve mettere a studiare tutto questo tanto cinema. A noi ci chiamano a lavorare, sei tu che ti devi spaccare il culo e il tempo di un ingegnere. Ai danni dello Stato italiano la dichiaro in arresto. Thank you.
Daniele Lacer, ed anche scrittrice e direttore della Film Commission Sicilia, Nicola Tarantino. Alessio, complimenti. Alessio, dalla scuola Silvio D'Amico ad Agrodolce, insomma, che abbiamo visto anche reduce di questo meraviglioso successo, La scelta di Maria, su cui è stato veramente strepitoso. Che significa per te questo premio? Insomma, è un po' una consacrazione del tuo successo. Soprattutto riceverlo a Palermo. No, è questo. Intanto grazie a tutti, grazie a Roberto Oddo che mi ha pensato. Sono emozionato perché magari a noi attori, artisti, capita di essere riconosciuti, avere degli attestati, a me sempre fuori dalla mia città, sempre fuori dall'isola. Quindi io finalmente sono a casa e ricevo il premio a casa mia. Quindi sono da palermitano, sono felicissimo di questo. E poi trovo sublime il connubio tra sport e cinema, perché la parola chiave penso sia il sacrificio, che non è soltanto il sacrificio che noi vediamo nell'atto finale, no? Che può essere il salto in alto, i 90 minuti la domenica, o lo spettacolo a teatro, o il film, ma il sacrificio è tutto quello che c'è prima, è tutto il lavoro, la fatica, il sudore che si fa per arrivare poi a quei 90 minuti fatidici, o per noi a teatro o al cinema. Quindi trovo veramente sublime il connubio, sono felicissimo, questa unione finalmente dopo tanti anni. Io vivo da quasi 20 anni fuori Palermo, è iniziata stasera, continuerà quest'anno, perché vi invito al Teatro Biondo, ne approfitto, dal 6 gennaio con la concessione del telefono che avete visto, che ho fatto su Rai 1 l'anno scorso, la faremo in scena al Teatro Biondo e poi gireremo un film sempre qui a Palermo in primavera. Quindi io sono quest'anno nel pieno della mia città e posso fare una piccola dedica, visto che prima vanno dedicati, siccome succede davvero poco, sarà banale e scontato, ma che ci ritroviamo tutti e tre insieme proprio perché vivo da 20 anni a Roma, io dedico questo premio a due persone che grazie a loro io sono qui stasera, che sono mia mamma e mio papà. Grazie. Forza Palermo, sempre, sempre. Dobbiamo fare la foto di rito, diamo la parola al presidente della direttore della Film Commission Sicilia, se mi portate un gelato, perché non abbiamo il gelato, oppure direttore la prego di andare sul podio, perché purtroppo non abbiamo disponibilità di gelato. La Sicilia, direttore, è sempre più scelta come set, insomma, come set cinematografico, penso, non lo so, all'arrivo di Harrison Ford e Cefalù. Sì, credo che quest'anno stiamo vivendo un momento particolarmente felice nel ricevere a Palermo e tutta la Sicilia produzioni cinematografiche, che sembra un paradosso rispetto alla fase della pandemia che purtroppo comunque ci portiamo dietro. Quello che, su cui riflettevo vedendo anche i piccoli spezzoni di film, che lo sport e il cinema sono un connubio assolutamente inscindibile, perché tutto quello che è la rappresentazione cinematografica viene fuori dalla fatica, dall'allenamento e da quello che c'è dietro la preparazione di un evento così come un evento cinematografico. Io ringrazio davvero gli organizzatori di questo evento e sono sicuro che avrà fortuna anche nei successivi anni qui a Palermo, sperando che proprio rimanga su questo. Ma ringraziamo anche lei per la concessione del Teatro Mondiale. Sì, la Film Commission c'entra poco in questo, ma in ogni caso qui il teatro è stato sempre la casa di questa iniziativa e continuerà a esserlo. Grazie direttore, procediamo con la consegna, poi abbiamo una sorpresa per Daniela, lei non lo sa, ma intanto procediamo con la consegna, ci mettiamo qui a favore del fotografo. Sì, tutti, no, ma sei espertissima proprio tu, Daniela. Grazie. Daniela, resti qui con me perché c'è una sorpresa per te, una consegna di Natalia, perché te lo meriti, al tuo esordio letterario. Hai riscosso un enorme successo, lo dico, grazie, ti conosciamo come Alessio, vuoi stare, se vuoi salsi ai amici, Daniela mi ha detto, ma infatti me l'ha detto, era contentissima, che bella sorpresa, che mi hai fatto, maggior ragione che c'è Alessio, devi restare qui. L'ultimo ricordo, Daniela, raccontaci come nasce questo, certo, il podio è tutto tuo, siamo qua, siamo Oscar, come se fossimo agli Oscar. Io ho
4-5 emozioni che si sono incrociate. Intanto mi trovo qui e lo Sport Film Festival fu l'oggetto di uno dei miei primissimi servizi giornalistici, era l'edizione del 1991 e quell'anno venne premiato il Sette Bello di Ratko Rudic e intervistai Alessandro Campagna, palermitano attuale, commissario tecnico, e Paolo Caldarella, che purtroppo un paio d'anni dopo ci lasciò prematuramente. Quindi questa è la prima emozione. Siccome tutto torna nella vita, io mi chiamo Tornatore, mi sembra un cerchio bellissimo che si chiude. Sono emozionata perché premio Alessio e non ci vediamo mai, ma ogni tanto ci pensiamo. E vi faccio insieme con Nicola, insomma, ringrazio tutti e poi questa sorpresa non me l'aspettavo. E... applauso, applauso per Daniela, Tornatore. Grazie Daniela, complimenti. Poi, grazie. La prima per tutto. Grazie. L'ultimo ricordo edizioni Leyman. Ah, bene, assolutamente sì, compratelo perché è un romanzo d'amore che si tinge anche di giallo. C'è anche un po' di calcio, Presidente. Ah, allora perfetto, compratelo, compratelo. L'ultimo ricordo, grazie a Daniela Tornatore, grazie per essere passato. E procediamo adesso vedendo il prossimo video che è il GIP Paralimpiadi Tokyo 2020. Vediamo questo video. Paralimpico. Ecco anche il presidente Luis Marco.
scusa, ma non parlo italiano. Meno male. First of all, I want to say thank you to the festival to awarding my movie. I want to say thanks to Astrid Fina, is the main character of my movie. She gave me the friendship. He gave me the opportunity to follow her from the accident to the won a Paralympic medal. And I think that Paralympic sports are really, really incredible. The Paralympic athletes, they have to fight against a lot of things, and maybe sometimes we have to change what we think about Paralympics, because they are really athletes, they work really hard, and it's really impressive how they do and how the goals that they have. And I want to say thank you to all the people that helped me, or my friends, or my family. And I just want to say that this movie starts from my passion to tell these stories. And during this adventure, I found a lot of troubles, a lot of problems. And I just wish that in the future, all the people, all the filmmakers that we are here, we never lost our passion to continue explain histories and continue to make movies. And gracias, Palermo. I love you. Grazie, Presidente. Allora, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico sa bene che siamo arrivati alla 13ª edizione del Paralimpico Film Fest, però ci sono dei programmi molto precisi per l'immediato futuro. Diciamo che oramai abbiamo tracciato. Andiamo lì, perché io ho fatto la cosa che non devo fare. Ecco, prego. Dicevo, un ringraziamento ovviamente va a te, Roberto, e alla città di Palermo, che oggi ci onora ancora una volta di vedere queste splendide immagini che ripercorriamo e riviviamo momenti magici di quest'estate. Ovviamente un lavoro condiviso fin dall'inizio con il nostro grande presidente Luca Mancalli, lungimirante in questa sua scommessa, un progetto partito fin da lontano 9 anni fa e di cui oggi traiamo i frutti. Ovviamente questo va condiviso con tutti gli atleti e le atlete, i tecnici che ogni giorno si spendono, come si diceva proprio su questo palco. Dietro tutto un successo c'è un lavoro, un grande lavoro quotidiano che poi alla fine ci porta a vedere questi risultati. Le faccio una sorpresa, perché lei non lo sa, Presidente, ma qui lei sa chi ha l'allenatore, il commissario tecnico della nazionale di tennis tavolo che ha vinto la medaglia a Tokyo, che è Alessandro Arcigni. Non sa neanche chi è Arcigni. Mi portate una special prize, per favore. Così consegniamo, anche perché le atlete che sono state protagoniste di Tokyo 2020 hanno sicuramente fatto grandi sacrifici per riuscire a portare anche questa medaglia storica, mi pare, no? Perché è veramente una medaglia storica. Intanto grazie per la sorpresa, ero venuto a vedere questa magnifica serata, non immaginavo di esserne protagonista, così come protagonisti sono stati gli atleti che quest'estate a Tokyo, subito dopo le Olimpiadi, ci hanno emozionato. Noi abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di esserci, e già partecipare a una Paralimpiade è un'emozione e una soddisfazione fantastica. Poi vincere una medaglia, salire sul podio è il sogno, il coronamento di una vita. Io ho sentito prima Alessio raccontare come è bello il percorso che porta al risultato. Poi il grande pubblico vede il risultato, vede la medaglia, però tutto ciò che c'è dietro è tutto l'impegno che porta e che trova la realizzazione. E nello sport paralimpico è il massimo dell'essenza, l'ha detto il regista del meraviglioso film spagnolo, è il percorso dei nostri atleti speciali che ci fa emozionare. Grazie, riconoscimento per Alessandro Arcigni, commissario tecnico della nazionale, che consigliamo a lui. Venite qua un attimo, così facciamo una foto. Nel frattempo noi vi annunciamo che sta per arrivare
il film vincitore dell'Olympic. Abbiamo visto dunque il Paralympic e adesso vediamo il Paralympic. Grazie, grazie. Kira Yegorova. È la sua prima presenza nella categoria adulti. Questa è la mia occasione, non posso mollare, hai capito? Questa volta la medaglia d'oro olimpica sarà mia! La sua storia nasce in Meridione, per poi finire al nord, precisamente nella cittadina di Voghera, in provincia di Pavia. Parisi è un pugile che non può e non deve essere dimenticato. Flash, la storia di Giovanni Parisi. Protagonist Borisov Kozakiewicz, the Olympic champion. Thank you very much.